Nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2014, un testo basato su disposizioni indifferibili e urgenti dopo l'approvazione, poche ore prima, della legge finanziaria. Conferenza annuale del Comitato regionale per le comunicazioni a Palazzo Lascaris sul ruolo strategico del Comitato nel mondo dei media. Il Corecom da quest'anno svolge anche un prezioso lavoro in sinergia con il difensore civico per facilitare la soluzione dei contenziosi. Si è chiuso il Piemonte Visual Contest, ora la parola passa alla giuria che giudicherà i lavori migliori. Premiazione il 6 marzo durante l'edizione 2014 di Hashtag PA140, appuntamento sul digitale e pubblica amministrazione quest'anno dedicato alla cultura open. Dedicato ai meccanismi interni di una macchina da scrivere, l'evento ospitato a Palazzo Lascaris è svolto da Vittorio Marchis. Il docente di storia della tecnologia presso il Politecnico di Torino ha effettuato una vera e propria autopsia dell'apparecchio. Scade il 31 marzo il bando regionale per i contributi alle biblioteche per la digitalizzazione delle testate giornalistiche locali del Piemonte. Il bando, riservato ai centri rete e ai poli bibliotecari, è pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte. Anche quest'anno il Consiglio regionale aderisce alla giornata del risparmio energetico Millumino di Meno di venerdì 14 febbraio. Giunta alla 10ª edizione, l'iniziativa lanciata da Caterpillar di Radio 2 si fa portavoce dell'economia sostenibile.